Oggi abbiamo con noi Bendru e Ammazzademoni. Presentatevi! Tanjiro Kamado. Zenitsu Agatsuma. A dir la verità, oggi dovevamo intervistare Tanjiro e sua sorella Nezuko, ma per problemi logistici abbiamo dovuto cambiare il tutto. Beh, mia sorella è un demone, per una questione di sicurezza deve tenere sempre in bocca un pezzo di bambù. Che peccato, era proprio carina! Già, un vero peccato. Visualizzazioni in meno. Ehi, guarda che io attiro un sacco di ragazze! Sì. Stavamo dicendo? Ehi! Come vi siete conosciuti? Mi stavo dirigendo a sud-est per una missione e durante il viaggio mi sono imbattuto in un molestatore che chiedeva di sposarla a una ragazzina. Quel molestatore era lui. Guarda che il nostro era vero amore! Non sapevo dovessi intervistare un molestatore. Non sono un molestatore! E Inosuke? Eravamo finiti dentro la casa di un demone che usava dei tamburi e ad un certo punto è apparso questo mezzo uomo, mezzo nudo e mezzo cinghiale urlante. Mi ha picchiato perché ho protetto la scatola con dentro Nezuko. E te ne sarò sempre riconoscente. Parlateci delle vostre spade. Sono delle katane, anche dette spade del sole. Perché forgiate con i minerali estratti dalla montagna più vicina al sole. Ci vengono donate dal forgiatore e in base a chi le usa questa assume un colore diverso. Ad esempio la mia è nera. E la mia è gialla. Quali sono le vostre abilità? Noi non abbiamo abilità, ma tecniche. Infatti tutto si basa sulla respirazione. Grazie a questo otteniamo una giusta concentrazione che ci permette di effettuare i diversi kata con la spada. Ad esempio io uso il kata dell'acqua. Io non voglio combattere, solo che mi trovo sempre in situazioni di pericolo. Però in qualche modo non so come la gente riesce sempre a proteggermi. Qual è stata la situazione in cui vi siete trovati più in pericolo? Quando mi sono ritrovato a combattere contro Rui, un membro delle 12 lune demoniache, utilizzava un filo tagliente come ragnatela e mi ha distrutto la katana. La mia spada! La mia preziosa spada! Io ti distruggo! Mai più! E quello chi è? Il forgiatore. E tu, Zenitsu? Ero stato avvelenato da un demone ragno, ma per fortuna una bellissima farfalla è venuta in mio aiuto. Capito. Allucinazioni. E come ne siete usciti? Con delle braccine corte. Con gravi ferite. Ma per fortuna ci sono venuti a salvare i pilastri. Chi sono i pilastri? I 9 spadaccini ammazzademoni più potenti. Gente che ti tortura e ti offre medicine orribili. Qual è il vostro obiettivo? Trovare una cura per Nezuko. Trovarmi una donna. Oh beh, più o meno sullo stesso piano, insomma. Prima mi stavi parlando delle 12 lune demoniache. Cosa sono? Gente cattiva che ti vuole morto. Zenitsu, non l'ho chiesto a te. Sono 12 persone trasformate in demoni sotto il controllo di Kibutsuji. L'individuo più pericoloso tra tutti. È l'unico che può con il suo sangue, che inietta per trasformare in demone, curare la mia Nezuko. Aspetta che lo cerco. Ma è Michael Jackson! Cosa? Nulla. Quindi adesso dove siete diretti? Ci dobbiamo dirigere verso il treno Murgen ad ovest, perché ci sono state delle vittime. O almeno così ha detto quell'uccellaccio. Uccellaccio, lo vuoi dire qualcun altro? Ah, eccovi ragazzi, finalmente vi ho trovato! Inosuke! Non mi avete chiamato per l'intervista! Io sono il migliore intervistato! Io sono il migliore! A parlare dei fatti miei! Calma Inosuke, adesso finisce l'intervista! Adesso vi dimostro che sono il migliore! Ragazzi, così rompete tutto! Ragazzi!